A Roma la cooperativa Inventare l'Abitare si è costituita appunto all'inizio del 2000, in seguito all'approvazione della legge regionale sull'autorecupero. Partiva da una dimensione molto, appunto, di rapporti di forza molto differenti dalla situazione che abbiamo a Firenze, per cui si è costituita una cooperativa che è, prendendo un po' l'esperienza delle liste di lotta, aveva più di 400 soci, 400 famiglie che erano in lista d'attesa e ha potuto avere una forza contrattuale per la definizione, per far partire 11 progetti per più di 120 alloggi. Ora, di questi 11 solo un paio sono conclusi dopo 10 anni. Nonostante che la Regione Lazio sia l'unica regione che ha una legge regionale che disciplina appunto tutto questo passaggio. Il discorso della legge è importante perché quando tu vai anche semplicemente a contrattare con l'istituzione e dici bene, io faccio i lavori interni e tu fai i lavori esterni, questo non c'è una norma edilizia che dice quali sono le opere primarie e quali quelle secondarie, non c'è cioè un ente pubblico per la normativa sugli appalti, quando fa un appalto di un'opera pubblica, questa deve essere finita e funzionale, non può consegnarla al grezzo e dire ora sì, ti faccio il consolidamento strutturale e poi tu ora fai le finiture, eccetera. Con una legge regionale sì, trovando dei finanziamenti invece, mettendo dei contentini, cioè dire bene, allora sperimentiamo questa proposta, finanziamola con 12 milioni e vediamo, però siamo un ente pubblico, dobbiamo fare un bando, vediamo chi risponde, se voi occupanti siete bravi ce la fate, bene, se no noi ci abbiamo provato e il nostro l'abbiamo fatto. A Firenze in Toscana è successo così, questi due bandi che ci sono stati non hanno avuto esito, non sono stati perché i comuni non avevano le possibilità, o anche gli enti proprietari, perché poi erano rivolti anche ad altri tipi di proprietà che potevano essere le ASL o la Curia, che poi a un certo punto sul bando precedente ha deciso di ritirarsi perché trovava dei modi più vantaggiosi per valorizzare il proprio patrimonio dedicandosi alle più tradizionali speculazioni. È importante invece in questa nell'ottica del movimento la costruzione di comunità che costruiscono, appunto, che autocostruiscono, autoproducano spazi di vita, spazi di relazioni sociali differenti, non mercificate, spazi in cui si costruiscono e si riescono anche a definire dei rapporti tra le persone che non sono i rapporti che troviamo di sfruttamento, che troviamo nella società all'esterno, insomma, ma dei rapporti che poi ci possano ricondurre ad altre dimensioni che possono essere o quelle della decrescita o comunque quella del mutuo appoggio e della solidarietà. In questo senso è importante che ci sia anche una condivisione di saperi, una trasmissione, una contaminazione di esperienze e di cose, per cui è fondamentale l'apporto, i contributi di tecnici quando si tratta di tradurre queste proposte in contenuti tecnici. Una cosa molto importante è stata da un lato, per esempio nell'esperienza fiorentina, la costituzione dell'associazione a San Fatini, che inizialmente è nata come un soggetto che serviva per firmare il contratto d'affitto della sede, che era una delle concessioni che era venuta fuori da una vertenza per lo sgombero di una casa occupata, in cui il comune aveva detto bene, allora sistemiamo le famiglie, poi gli diamo anche una sede al movimento, però il movimento non è un soggetto giuridico, allora fate un'associazione. Nacque questa associazione che aveva come statuto appunto quella di produrre studi di autorecupero e studiare e promuovere la formazione di progetti. E questa in un modo, insomma, un po' che ci caratterizza, che è quello dei tentativi e che sempre efficace ed efficiente, comunque è riuscita a creare un legame con il mondo dell'università, con il mondo studentesco, quindi coinvolgendo diversi studenti
della facoltà di architettura, che hanno poi dato il loro, così, il loro contributo, diciamo, unendo l'onere degli studi e degli esami su determinati stabili, dedicandosi a degli stabili occupati e quindi elaborando materiale di studio che poi è servito e è diventato delle proposte progettuali. Questa è una cosa, un'esperienza che secondo me è abbastanza importante che venga coltivata, diffusa e che si estenda appunto nella contaminazione dei saperi, nei rapporti paritari, fermo restando che comunque è un'ottica per chi poi vuole affrontare questo tipo di architettura, questi dell'architettura scalza, se vogliamo, un po' quello del tradurre in forma progettuale quelle che sono delle esperienze, delle proposte dal basso, dare semplicemente, raccontare quello che viene espresso in una forma che sia intelligibile e comprensibile dai burocrati. E questa cosa non è certamente una cosa che apre alla carriera simile a quella di un Fuxas o di un artista. Ci rimane relegati nel mondo del precariato, però dà delle soddisfazioni di vedere famiglie che riescono a vivere in mondi in cui altrimenti sarebbe impossibile.